Super. Il fenomeno UFO è nuovo? No. Secondo molti studiosi è vecchio di migliaia di anni, sono gli antichi astronauti. Iniziamo il nostro discorso in Messico, paese di ricchissime tradizioni azteche e maya. Sembra esserci una continuità tra ciò che avveniva allora e ciò che accade oggi. Siamo all'aeroporto della capitale. I radar da tempo intercettano UFO intelligenti, cioè guidati da qualcuno. Abbiamo 6 o 7 rapporti di differenti aeronavi, di differenti tipi. Abbiamo 6 o 7 rapporti di diversi aerei, 727, 19, 737, ATR-42, inclusive abbandonando la traiettoria, che hanno dovuto lasciare la rotta normale di atterraggio perché vi erano questi UFO. O si acercava più di quello che tenían in un momento. Dos pilotos también de la compañía Aeroméxico. 2 piloti della compagnia aerea Aeroméxico hanno dichiarato di essere quasi entrati in collisione con un oggetto di tipo metallico di circa 30 metri di lunghezza. Se lo sono visti venire incontro mentre si preparavano all'atterraggio, dopo aver già fatto uscire il carrello. In transito abajo, hanno alzato gli occhi e si sono resi conto che stavano rischiando una collisione con quell'oggetto volante. Hanno comunicato subito alla torre di controllo ciò che stava accadendo. A lo quale hicieron un reporte inmediato alla torre di controllo. Nos acabamos de cruzar con un aparato in una forma fuerte. Assustados. Il carrello risultò poi danneggiato. Queste sono straordinarie immagini girate nei pressi dell'aeroporto di Città del Messico da membri del gruppo I Vigilantes, composto di privati che tengono sempre sotto controllo il cielo e il cui materiale è autenticato dall'Università del Messico. In particolare non si tratta di palloni sonda, ma di UFO. Vi si vedono aerei di linea e degli UFO. Qui l'UFO è in primo piano. Ecco l'UFO. Maggio 1975, il pilota Carlos de los Santos vola su di un Piper, chiama la torre di controllo. Mayday, mayday. Non ho più il controllo dell'aereo. Vedo 3 UFO, volano attorno a me. Uno ha toccato la parte inferiore dell'aereo. L'aereo vola senza il mio controllo. Vedo gli UFO, uno di fronte, uno sull'ala destra, uno su quella sinistra e uno apparentemente sotto l'aereo. Carlos poté cavarsela, ma in altri casi, in altri paesi, non fu così. Città del Messico. Gli avvistamenti di UFO divennero molto frequenti in occasione e dopo l'eclissi totale di sole del 1991. Dopo l'eclissi nacque l'organizzazione dei Vigilantes. Queste sono alcune loro riprese.
Ecco un primo piano dell'UFO che sembra girare vorticosamente su se stesso. Ya no se ve, ¿verdad? Ya no hay nada. Ya salió otro. Lo stesso oggetto filmato da diverse località. E ora due tra le tante analisi fatte dall'Università di Città del Messico. La prima mostra un UFO circondato da un alone elettromagnetico. La seconda, invece, è quella di un pallone sonda. L'immagine di un UFO scattata dalla polizia e altre fotografie di UFO prese in Messico. Ed ecco l'analisi al computer. I ricercatori si sono pure recati sul luogo e hanno intervistato il testimone. Non c'è frode. Molti avvistamenti sono avvenuti nella zona di Puebla, poco distante dalla capitale, ai piedi del vulcano. C'è una relazione tra avvistamenti e attività vulcaniche? Oh sì, c'è una relazione molto stretta con l'attività vulcanica e lo posso provare. Una settimana prima dell'eruzione abbiamo visto gruppi di 8 o 10 UFO che si spostavano in modo frenetico, come se volessero avvisare qualcuno. Esattamente una settimana dopo ci fu l'eruzione del vulcano. Questa è una delle tante fotografie scattate in quella circostanza. Un avvistamento notturno filmato da un cameraman della TV messicana. Quelli che ho visto sono oggetti di tipo metallico, rotondi, talvolta avvolti in una luce come di fuoco. Certo, sono immagini rare. Appaiono all'improvviso dal nulla e nel nulla di colpo scompaiono. Tanta gente dice che sono fantasmi, magie, ma è un'intelligenza che esiste da sempre, che c'è sempre stata nella nostra cultura. Nella nostra cultura preispanica. Siamo a Tepoztlán, a un paio d'ore dalla capitale, un villaggio in cui la cultura preispanica è ancora presente nella vita quotidiana, nelle tradizioni. Incontriamo Carlos Díaz. Negli ultimi 15 anni ha realizzato fotografie e filmati stupefacenti di UFO. Dice di essere in contatto con i loro occupanti, esseri del tutto simili a noi. Anche queste fotografie sono state analizzate scientificamente. Sono oggetti enormi di luce che possono trasformarsi in dischi metallici. Estos objetos en ocasiones. Questi oggetti, tante volte, sono rimasti fermi, sospesi nell'aria anche per due ore, sopra il picco della luce o sopra il picco dell'ongo per 20 minuti. Talvolta si spostano da un picco all'altro lentamente, molto lentamente. Talvolta invece rapidamente.
Carlos non è il solo ad aver visto gli UFO. Abbiamo incontrato tanta gente a Tepoztlán che ne parla come di una cosa naturale, misteriosa certo, ma vista da molti. La cattedrale è stata costruita sopra una piramide azteca utilizzandone il materiale, a testimonianza di una sovrapposizione di culture. Credo che ciò che oggi si chiama fenomeno UFO sia quanto i nostri padri osservano da sempre, come un fenomeno che appartiene alla realtà. Lo hanno sempre guardato con naturalezza, come qualcosa di normale, senza sentirsi prescelti o altro. Lo conoscono da secoli e secoli. La tradizione originale maya o azteca parla di esseri venuti dal cielo con sembianze umane, con capacità e conoscenze straordinarie. Per questo motivo sono stati visti come dei venuti da altri mondi o da altre dimensioni della realtà. Ciò che non significa esseri onnipotenti, creatori di ogni cosa, cioè Dio, ma esseri più evoluti di noi, i nostri fratelli maggiori. I numerosissimi avvistamenti di UFO in relazione all'eclissi totale di sole del 1991 sono contenuti in antiche profezie azteche. Ce ne parla il giornalista messicano Jaime Maussan, uno degli studiosi più attenti del fenomeno. Quella che vediamo è una piramide azteca che domina le vallate di Tepoztlán. Il Messico sembra essere un paese magico, con tradizioni magiche e antiche leggende. Ci sono anche molte profezie per il nostro tempo. Alcune risalgono al IX secolo, vale a dire a oltre 1000 anni fa. Queste profezie dicono che ci saranno grandi catastrofi naturali, grandi scontri e forse anche la guerra. Dicono che grandi potenti cadranno per lasciare il posto ad altri uomini di Stato. Dicono anche, ed è ciò che interessa qui, che questo è il tempo dell'incontro con i signori delle stelle. Vi è una particolare profezia azteca legata all'eclissi del 91, esattamente prevista. Viene detto che tutto ciò che era nascosto verrà alla luce, che la verità sarà il seme della vita, che i figli delle stelle viaggeranno verso di noi. Questa profezia risale a più di 500 anni fa. C'è qualcosa di magico in essa. Probabilmente ha origini molto più antiche. Forse sono messaggi che ci vengono direttamente da loro, dai figli delle stelle, per avvertirci di ciò che sta accadendo, di ciò che avverrà. Sono convinto che tutto questo sia vero, che ci sarà l'incontro. Sugli UFO ci sono gli extraterrestri. Abbiamo delle riprese video fatte dalla signora Sara Cueva di Metepec in occasione di un avvistamento. Nel filmato si vede un extraterrestre. Dunque gli UFO sono guidati dagli extraterrestri. Queste sono le immagini dell'extraterrestre ritoccate al computer per renderle più leggibili. E questa è un'antica raffigurazione azteca di un essere sceso dal cielo su di una nuvola che regge un intero palazzo. O di un essere sceso simbolicamente su di un drago alato, forse un modo per dire un oggetto volante. Sono gli antichi astronauti? Su questo bassorilievo, secondo molti studiosi, sarebbe raffigurato un astronauta seduto ai comandi di un'astronave.
Cosa dire? Nelle antiche tradizioni è detto di essere venuti dal cielo che hanno portato la cultura. Poi se ne sono andati dicendo che un giorno scenderanno nuovamente le antiche scale. La lettura, oggi possibile, dei geroglifici Maya dice proprio questo. Un giorno Kukulkan tornerà. Sta per tornare. Esseri scesi dal cielo e visti come dei. Solo una fantasia? Sembrerebbe di no. Ancora pochi anni fa antropologi hanno scoperto lo stesso fenomeno che hanno chiamato culto del cargo, dove cargo sta per aereo da trasporto. Popolazioni della Nuova Guinea rimaste totalmente isolate dalla nostra civiltà, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale videro scendere elicotteri e aerei militari sulle loro isole, trasformate in piccole basi per scali tecnici. Per ringraziarsi le popolazioni, i piloti portarono doni. Alla fine del conflitto, le basi furono abbandonate. Gli antropologi che in seguito vi tornarono scoprirono che era nato un nuovo culto. Gli indigeni adoravano l'aereo e i suoi occupanti. Erano gli dei scesi dal cielo. Stati Uniti. Gli indiani Hopi si tramandano da generazioni il ricordo della visita di esseri venuti dallo spazio e li raffigurano così. Sono i Kachina, esseri misteriosi che portarono grandi insegnamenti. Da generazioni queste maschere danzano affinché non ci si spaventi al loro ritorno. I Kachina scesero da oggetti volanti che gli Hopi descrivono come in queste immagini. Un giorno i Kachina torneranno. Alcune tribù dicono di essere stati visitati da esseri venuti dallo spazio in anni recenti. Anche la tribù dei Kajapo dell'Amazzonia si tramanda la visita di un essere sceso dal cielo completamente coperto che non mangiava né beveva. In una sola notte imparò la loro lingua e insegnò loro tecniche agricole e di caccia. Prima di partire promise di tornare. Africa, Mali. Paese dei Dogon. 1946. Il vecchio sacerdote Ogo Temeli spiegò all'antropologo Marcel Griol la loro visione del mondo. Al centro la costellazione di Sirio, ben visibile anche a occhio nudo. Ciò che sorprese Griol fu che i Dogon conoscevano in modo molto dettagliato Sirio B, una stella debolissima osservabile solo con potenti telescopi. Sirio B, Po Tolo, cioè chicco di riso, è descritta come piccolissima, fatta di metallo pesantissimo ruotante attorno a Sirio A con un ciclo di 50 anni. Tutto ciò è esatto, ma lo si sa solo da pochi anni. Troppi dettagli corretti per essere solo una coincidenza. I Dogon dicono che tutto ciò è stato insegnato loro dai Nommo, venuti dalle stelle su di un'arca rossa come il fuoco, ma bianca quando si fu posata, di forma piramidale. Come non pensare a ciò che oggi chiamiamo UFO? I Dogon nelle loro feste ricordano i Nommo, portatori di grande saggezza. Tutta la loro cultura è impregnata di quel lontano evento. Anche i Dogon dicono i Nommo torneranno. Ma il fenomeno UFO sembra essere presente già in un lontanissimo passato. Queste sono alcune delle tante incisioni scoperte nelle caverne, testimonianze vecchie di migliaia di anni. Iraq. Secondo alcuni studiosi troviamo informazioni dettagliatissime sugli UFO e gli extraterrestri nell'antica cultura sumera,
considerata culla della nostra cultura con conoscenze astronomiche stupefacenti. Epoca oltre 6.000 anni prima di Cristo. Ce ne parla Zaccaria Sitchin, uno dei massimi specialisti del periodo e assertore di questa tesi. Se qualcuno mi chiedesse da dove le è venuta questa idea, gli risponderei che so leggere le tavole dei Sumeri e che è questo che dicono. Dicono che il nostro sistema solare è composto di 12 membri. Lo hanno scritto non una, ma tante volte. I Sumeri dicevano già che il Sole sta al centro del nostro sistema e non la Terra, come sostenevano i Greci e altri. Poi c'è la Luna e i Sumeri spiegano perché è una cosa a sé stante. E poi dicevano che ci sono 10 pianeti e non 9, come si è poi sempre pensato. Vede, sono molto contento che gli astronomi d'oggi lo stiano cercando, perché ne sospettano l'esistenza. Lo chiamano il pianeta X. È il 10° pianeta. Già altre conoscenze sumere sono state confermate. I Sumeri chiamavano il pianeta X Nibiru, che significa il pianeta dell'incrocio. Il suo antico simbolo era la croce, non la croce risalente al tempo dei cristiani, ma a 6.000 anni prima di Cristo. Dissero inoltre che esso era il 12° membro del nostro sistema solare, con un'orbita molto ampia di 3.600 anni, e che ogni 3.600 anni, passando tra Marte e Giove, si avvicina a noi, alla Terra. 450.000 anni fa, dicono i Sumeri, in occasione di uno di questi passaggi, degli esseri del tutto simili a noi, non con la pelle verde o le antenne sulla testa, scesero sulla Terra, e ciò si ripeté molte volte in seguito. Sono gli Anunnaki. Perché ci somigliano? Siamo noi che somigliamo loro. Perché si conosce la Bibbia, che si basa in buona parte sulla tradizione sumera, ad un certo punto gli Anunnaki compirono delle manipolazioni genetiche, mischiando i loro geni con quelli dell'Homo erectus, facendolo diventare l'Homo sapiens. Anunnaki significa coloro che giunsero dal cielo sulla terra. Vennero tante volte, ogni 3.600 anni. Lo scopo originario delle loro visite fu quello di cercare l'oro, non per farne gioielli o monete, ma per poter sopravvivere sul loro pianeta. Tutto ciò che sto dicendo fu dettato dagli Anunnaki ai Sumeri. Vennero sulla Terra, si diceva, perché l'atmosfera sul loro pianeta si stava esaurendo. L'atmosfera non solo serviva a respirare, ma tratteneva anche il calore del pianeta, cosa fondamentale perché Nibiru si allontana molto dal Sole. Senza atmosfera la vita non era possibile. I loro scienziati pensarono perciò di creare uno scudo di particelle d'oro attorno a Nibiru, e pare che la Terra fosse l'unico pianeta ad avere oro. Tutte le religioni più note parlano di un futuro ritorno degli dèi. L'induismo, la tradizione Maya, il cristianesimo, che parla del ritorno del regno dei cieli sulla terra, l'ebraismo, che attende l'arrivo del Messia. Pur con differenze, c'è un po' ovunque l'attesa del ritorno. Secondo il calendario Maya, il 2012 potrebbe essere l'anno del ritorno.
Mi sembra che ci siano molti segni che indicano che qualcosa sta per accadere, ma non sono in grado di dire una data precisa. La domanda davvero importante, secondo me, è cosa accadrà quando torneranno. Se si studia l'evoluzione della nostra civiltà, si noterà che ogni 3600 anni c'è stato un passaggio fondamentale, il Neolitico, il Mesolitico, eccetera. È come se ogni volta che sono venuti ci abbiano osservati e abbiano pensato, diamogli qualche conoscenza in più, più civiltà. Una volta dissero non va bene e ci fu il diluvio. Non so proprio cosa accadrà, non sono un profeta. Posso solo dire ciò che è successo nel passato. Certo, sono cose assolutamente stupefacenti, ma questa tavoletta non può essere interpretata come raffigurante la discesa di un'astronave? E la questione di Dio? Ogni pianeta è un piccolo mondo e possiede un suo Dio, oppure c'è un unico Dio per tutto l'universo. Questo era ciò che credevano gli Anunnaki. Il loro Dio era il Dio dell'universo, e questo è anche ciò che è detto nella Bibbia, in particolare nei testi dei profeti Geremia, Isaia, eccetera, in cui si parla di un Dio universale, presente in tutto l'universo. Qual è il legame tra i Sumeri e gli antichi Egizi? Gli dèi erano gli stessi, anche se avevano nomi diversi, ma sono gli stessi, gli Anunnaki. Nella religione egizia il faraone era considerato un semidio e in quanto tale, dopo la sua morte, aveva il diritto di intraprendere un viaggio in cui avrebbe raggiunto gli dèi sul loro pianeta. Quindi l'intera religione egiziana, l'intera vita reale egiziana, tutti i monumenti, i templi, erano orientati al momento in cui il faraone, morendo, veniva mummificato e raggiungeva gli dèi attraverso una porta volta verso Oriente. Nei miei libri descrivo questo viaggio, ma non come un viaggio mitico. È un viaggio reale, dal porto spaziale degli Anunnaki, costruito dopo il diluvio, collegato alle piramidi, che fungono da luogo d'atterraggio. È proprio lì che i faraoni egiziani desideravano congiungersi con gli dèi e partire per il viaggio verso il loro pianeta. Nessun faraone ha mai costruito una piramide. Sono gli Anunnaki ad averle costruite, come parte integrante di un luogo di atterraggio, di un porto spaziale nel Sinai. Anche negli antichi testi egizi è detto della discesa sulla terra di esseri venuti dal cielo. Certo sono cose sorprendenti, ma è quanto sostengono numerosi studiosi. Gli anziani egiziani ci dicono che gli antichi egizi sostengono che i loro antenati erano venuti dalle stelle e che loro, in quanto discendenti da quegli antenati, un giorno sarebbero tornati da loro, sulle stelle. Inoltre raccontano che quelle stelle sono nella costellazione di Orione. Dai miei studi risulta che la disposizione delle piramidi corrisponde alla posizione della costellazione di Orione tanto tempo fa. Ho calcolato che si risale al 10.500 prima di Cristo. Forse fu allora che accadde qualcosa di tanto straordinario da essere ricordato in modo così maestoso. E dai geroglifici risulta per me, senza alcun dubbio, che allora giunsero degli esseri dalle stelle. Gli antichi egizi conoscevano l'astronomia, la geometria, la costruzione, eccetera. È probabile che queste conoscenze vennero loro trasmesse da quei visitatori. Vede, secondo molti egittologi, le piramidi di Giza segnano l'inizio di una civiltà, ma io non sono d'accordo. Secondo me,
Si tratta invece di un traguardo, di un'apoteosi. Esprimono qualcosa che si andava preparando da molto tempo. Anche nella Bibbia ci sono episodi che potrebbero far pensare alla discesa di astronavi, come quello del profeta Ezechiele e del carro di fuoco. Siamo nel 500 avanti Cristo. Ezechiele descrive ciò che vede, un carro luminoso che gli si avvicina. Ne descrive le ruote, le ali, il rumore che paragona al frastuono di un accampamento militare o al rombo di una grande massa d'acqua. Nell'intero racconto di Ezechiele, perlomeno nell'originale ebraico, non si nomina mai la parola Dio. Ezechiele lavora nei campi insieme ad altri. Poi vede il carro di fuoco scendere, si getta per terra impaurito. In seguito ode una voce che nella sua lingua gli dice: non temere, figlio dell'uomo. Ezechiele non ha più paura. Ora guarda il carro e lo descrive come lo splendore. Sulla cima vede qualcosa simile ad una pietra preziosa, scintillante, dentro cui vede un trono, su cui siede una sorta di uomo. Sulla base delle descrizioni di Ezechiele, l'ingegner Joseph Blumrich della NASA ha costruito una serie di modellini di aeromobili e l'ingegnere Hans Bayer addirittura l'aeroporto che avrebbe ospitato l'astronave di Ezechiele. India. Negli antichi testi vedici si trovano testimonianze di astronauti venuti da altri mondi e da altre dimensioni, con esseri di razze diverse, dai poteri straordinari. Vi sono antichi trattati che illustrano diversi tipi di astronavi e che ne spiegano il funzionamento. Sono i Vimana, che ricordano molto ciò che oggi chiamiamo UFO, capacità straordinarie di volo, possibilità di scomparire e di ricomparire, eccetera. Negli antichi testi si parla anche di oggetti parcheggiati nello spazio, grandi come intere città, e da cui partono oggetti più piccoli e armati che guerreggiano con altri oggetti volanti. È ciò che è raccontato in numerosi antichi racconti vedici, ma occorre leggerli in modo concreto, non mitologico, e tenendo conto del linguaggio spesso metaforico, forzatamente legato a un grado di conoscenza tecnica modesto. Il fenomeno UFO e quanto è descritto negli antichi testi in sanscrito si riferiscono, secondo me, alla stessa realtà. Ritengo che si possa allargare il discorso anche a confronti con numerose altre culture, a confronti con le descrizioni di creature di altre dimensioni dotate di poteri che noi chiamiamo paranormali o mistici. Gli stessi elementi sono presenti un po' ovunque. Secondo me, questo prova l'autenticità dei diversi resoconti. Prova che persone di culture diverse hanno descritto le stesse cose che hanno realmente osservato. Non sono testi semplicemente speculativi o poetici. Questo monumento è un Vimana. Negli antichi testi si parla anche di rapimenti da parte di alieni, tema oggi di attualità. Nel Mahabharata, un antico testo, si può leggere la storia del rapimento di un re. Alcune creature lo portarono in un altro luogo e gli spiegarono
che ciò faceva parte di un determinato disegno. I particolari del rapimento, di come trattarono e poi riportarono il rapito, della sua reazione psicologica, in particolare la presenza di un vuoto temporale, mostrano molte analogie con i resoconti dei rapimenti odierni. Queste cose sono accadute allora e accadono ancora oggi. Ma c'è una radice comune tra le diverse culture? Le tradizioni dell'India antica contenute nei Veda risalgono agli Ariani, una popolazione venuta dall'Anatolia. Studiando questa e altre antiche culture, scopriamo che tutte, in lingue diverse, dicono la stessa cosa. Hanno nomi diversi per designare gli stessi dei, quelli dei Sumeri. Ciò vale per i Veda, ma anche per gli Aztechi, che parlavano del dio Quetzalcoatl, o per i Maya, che lo chiamavano Kukulkan. Due nomi per indicare il serpente alato chiamato Thoth dagli Egizi. Which was the name of the Egyptian god Thoth, which was his name in Sumerian, in the pantheon. In Sud America lo si chiamava anche Viracocha. Bene, se andate oltre al diverso contesto linguistico, scoprirete che dietro si cela la stessa cosa, e cioè gli Anunnaki, scesi da Nibiru. Questa tesi di Sitchin di una radice comune è affascinante, anche se molto discussa. Avvistamenti di UFO sono presenti in molte culture. In quella greca si narra di corpi luminosi visti nel cielo, i Doxus. In epoca romana, Plinio, Seneca, Tito Livio parlano di fenomeni UFO. In un libro di Giulio Sequente sui prodigi del III secolo d.C. è scritto di scudi ardenti volanti, i Clipei Ardentes. In taluni dipinti del Medioevo e del Rinascimento sono raffigurati degli UFO. Questa incisione del 1479 mostra un oggetto volante a forma di razzo. Nei fogli a stampa di Basilea del 1561 si vedono delle sfere nel cielo e in quelli di Norimberga, sempre del 1561, delle colonne ardenti. Nello stesso periodo furono viste due sfere nel cielo di Amburgo. Negli Stati Uniti, verso la fine del secolo scorso, furono più volte avvistate delle airships, delle astronavi. Nel 1896 fu la volta di un disco sopra San Francisco. Nel 1909, in Gran Bretagna, fu avvistata questa strana macchina volante. La storia moderna degli UFO inizia il 24 giugno 1947 con l'avvistamento di un oggetto misterioso da parte del pilota americano Kenneth Arnold. Ma come mai gli UFO nel corso dei secoli hanno avuto forme tanto diverse? Penso che ci sia una spiegazione.
La mia ipotesi, che ho chiamato ipotesi del mascheramento, è che questi oggetti si adattano alla nostra immaginazione. Ciò che noi vediamo non sono delle astronavi, nel senso in cui noi intendiamo i nostri razzi o le sonde spaziali. Sono delle proiezioni che possono anche assumere una forma materiale. Io penso che si adattino alle nostre concezioni del momento. Probabilmente per questo motivo nel Medioevo si vedevano velieri e 100 anni fa astronavi come quelle descritte da Jules Verne. Noi oggi invece vediamo dischi, oggetti a forma di sigaro o più recentemente oggetti triangolari. Forse l'intero fenomeno UFO è una proiezione di un'intelligenza extraterrestre sempre adattata alla nostra immaginazione del momento. Ciò non significa però che il fenomeno UFO sia un'allucinazione collettiva. Vi sono infatti avvistamenti confermati dai radar, tracce sul terreno con forti radiazioni e mutamenti chimici dove questi oggetti si sono posati. È un enigma, certo, dietro cui si nascondono conoscenze di fisica per noi oggi impossibili, entità di altri mondi e dimensioni. È un campo coperto dal segreto militare, anche se documenti ufficiali confermano l'autenticità del fenomeno. Un fenomeno che sembra collegarsi a questo complesso e misterioso tema è quello dei cerchi nei campi di grano. La domanda che ci si può porre è: c'è forse qualcuno che cerca di comunicarci qualcosa, come già da migliaia di anni? Dagli anni 70 nel sud dell'Inghilterra sono stati osservati questi strani disegni che appaiono di notte, all'improvviso. Subito si è pensato ad uno scherzo, ciò che è vero in taluni casi. Ma lo studio del fenomeno indica che molti cerchi sono genuini. Sul posto si è rilevata una radioattività anomala, e in laboratorio è stata appurata una mutazione della struttura dei semi. Inoltre le spighe sono solo piegate e non spezzate. Come è possibile? E i campi sono stati ovviamente tenuti sotto controllo. È un fenomeno autentico. Vi sono molti elementi per dire che qualcosa si muove nei campi di grano. È difficile da vedere. È come se ci fosse qualcosa che si piazza al centro e poi crea i disegni. Sono per lo più disegni circolari che al loro interno contengono figure geometriche più complesse. I disegni sono situati lontano dalla strada, anche a una distanza di 11 metri. E senza che vi sia accesso al campo. Il fenomeno è presente in molti paesi, non solo in Inghilterra. Si osserva in tutto il mondo. Ci sono stati dei russi che sono venuti in Inghilterra per vedere i cerchi nei campi di grano e per verificare se il fenomeno era simile a loro. Vi sono cerchi anche nel ghiaccio, sui laghi ghiacciati, come in Svezia. In Canada sono stati visti enormi anelli intagliati nel ghiaccio e la cosa strana è che l'acqua in quel punto non gela più. Questa è una cosa che proprio non riusciamo a spiegarci. A partire dal 1989 ci sono stati certamente dei falsi un po' ovunque nel mondo, ma specialmente nel sud dell'Inghilterra. Tuttavia, il fenomeno è reale ed è molto importante. Ho una mia opinione sulla possibile origine dei cerchi, cioè sulla provenienza degli autori. Il fenomeno dei cerchi nei campi presenta molte analogie con il fenomeno UFO. Dopo 12 anni di ricerche, io, che sono ingegnere chimico,
ritengo che dietro c'è un'intelligenza. No, non è uno scherzo. Persino il mio amico Nick Pope, segretario generale dell'aeronautica militare, è stato recentemente autorizzato a fare una dichiarazione personale. È estremamente importante. Ha affermato che il fenomeno dei cerchi esiste realmente e che per ciò che riguarda gli UFO, il 5% dei fenomeni aerei registrati dal Ministero della Difesa durante i 3 anni del suo mandato, il 5%, dicevo, è stato classificato come inspiegabile, cioè come UFO. E Nick Pope ha perfino detto che, secondo lui, il fenomeno era probabilmente di origine extraterrestre. Nick Pope è uscito allo scoperto, come ho fatto anch'io, perché pensiamo che si tratti di una cosa molto importante, soprattutto per il nostro tempo, in cui si può temere per la nostra sopravvivenza. Viviamo in un tempo molto particolare. Nel 1976 ci rendemmo conto per la prima volta del significato del problema del buco nell'ozono. E fu proprio in quell'anno che per la prima volta apparvero i cerchi nei campi di grano. Da allora il fenomeno dei cerchi si è sviluppato. È diventato sempre più complesso. Che cosa significano i pittogrammi? Quali messaggi ci vogliono trasmettere? I nativi americani conoscono alcuni dei simboli dei cerchi nei campi di grano. Quando andai negli Stati Uniti, un indiano Hopi mi fece un disegno di un pittogramma del tutto uguale a uno che avevo fotografato in Inghilterra. Mi spiegò che si trattava del simbolo del creatore e che il giorno in cui l'avessimo visto avremmo dovuto tenerci pronti ad accoglierlo. Abbiamo studiato attentamente i simboli presenti nei cerchi nei campi di grano ed abbiamo constatato che sono identici ai simboli disegnati dai nativi americani, specialmente dagli Hopi, dalle popolazioni Dogon in Africa, dagli aborigeni australiani. Molti popoli cosiddetti primitivi conoscono questi simboli da anni e anni. Ma ciò che è molto stupefacente è che se esaminiamo le immagini che sorgono nella mente di una persona in profondo stato di meditazione, ci rendiamo conto che sono gli stessi simboli. Cosa significa? Significa che quando l'uomo è in pace, torna profondamente in se stesso e trova proprio questa dimensione originale. Penso che il messaggio che ci viene dato è di ritornare a noi stessi. Questo è ciò che conta davvero, al di là del fenomeno UFO. Dobbiamo prendere coscienza di noi stessi. L'uomo deve prendere coscienza di se stesso, delle sue responsabilità verso il prossimo, verso il pianeta e l'intero universo. Tutto è collegato. Questo sarebbe dunque il messaggio. Vicino a Stonehenge, luogo antichissimo, sacro e misterioso, alcune colline artificiali sembrano ricordare un evento eccezionale di tanto tempo fa. Secondo alcuni studiosi, esse ricordano l'atterraggio di UFO.